Buonasera, ben ritrovati alla pagina sportiva del nostro TG. Sarà doveri di Roma ad arbitrare il prossimo match della Fiorentina che andrà in scena lunedì alle 20:45 al Franchi contro il Genoa, partita già molto importante per la classifica della squadra viola. Doveri sarà coadiuvato da Peretti e Vecchi, i due assistenti, Rapuano quarto uomo, VAR Banti, AVAR Cecconi. Qui il programma completo di questa giornata che si aprirà sabato alle ore 15 con Spezia Lazio. Passiamo alla Serie B, anche in questo caso per le designazioni arbitrali. La decima giornata si apre domani alle 21 con l'anticipo Ascoli Pescara. Le squadre toscane in campo alle 14 di sabato il Pisa, Ferrara contro la Spal, arbitrerà Ross di Pordenone, mentre l'Empoli giocherà il posticipo di lunedì contro il Pordenone in trasferta alle ore 21, arbitrerà Paeretto di Nichelino. E ora veniamo alla Serie C perché anche oggi si è giocato un recupero nel girone A. Il Como ha vinto 1-0 sul campo della Pro Sesto. Dunque, questa è la classifica aggiornata. Renate al comando con 28 punti, davanti a Provercelli 26, Carrarese 25, Como 24. Nelle retrovie al terzultimo posto Pergolettese e Pistoiese Olbia, poi con 12 punti, poi Piacenza con 10 e la Lucchese con 6. Nel girone B, ieri nel recupero l'Arezzo è andato incontro ad un'altra sconfitta, ha perso 3-2 in casa contro la San Benedettese. Il tecnico Camplone ha così parlato al termine della partita, non tralasciando anche polemiche con la Lega per la gestione dei recuperi. Mister Camplone, una sconfitta maturata su un errore, su una disattenzione, ma l'Arezzo non meritava assolutamente di perdere questa partita. Ma io credo di no, perché abbiamo fatto un'ottima partita, abbiamo tenuto testa a una grande squadra con giocatori importanti, quindi non era facile, sapevamo che non era facile, loro hanno una cosa importante, noi abbiamo tenuto testa anche se siamo andati sotto di volta in volta, abbiamo avuto la forza di recuperare, quindi era una partita anche giocata bene da tutte e due le squadre, a viso aperto, non è che ci sono state barricate, quindi. Peccato perché una disattenzione ha buttato via 90 minuti di sacrificio e di lavoro. Però anche oggi l'Arezzo ha mostrato di saper tenere il campo nonostante il deficit di preparazione che ovviamente in questo momento sta pagando. Sì, ma se siamo ordinati, siamo attenti, è normale che fanno fatica anche gli altri, è normale che in alcune parti della partita c'è da soffrire e questa squadra sta iniziando a soffrire perché sa soffrire. E sa anche pungere perché abbiamo rimontato un gol dopo l'altro, quindi peccato ragazzi, peccato perché poi sai, anche questo pareggio ti dava morale, ti dava credibilità nel lavoro, ti dava tante cose. Adesso dopo 90 minuti così importanti porti a casa 0 punti, domani ci rivediamo e si riparte un'altra volta con il bottino vuoto, diciamo, e questo alla lunga si può anche pagare. Allora, speriamo che già la domenica iniziamo a fare punti. C'è stato oggi molti episodi che sono stati giudicati in maniera un po' particolare, diciamo, dall'arbitro, forse una tenda che non era affiatata. Ma sicuramente si è visto tante volte che l'arbitro diceva una cosa e l'arbitro diceva un'altra. Guarda, basta io, credo, è inutile stare qui a recriminare o a fare o a dire. Dobbiamo avere rispetto di tutti, ma al di là che siamo nella zona bassa della classifica e loro stanno nella zona alta, non devono avere preferenze secondo me. Quindi fischiare giusto, fare le cose giuste e non pensare solo all'allenatore che fa casino in panchina. E domenica arriva sul Tirol soltanto 3 giorni per preparare la partita, come sta andando in questo periodo post-Covid. Sì, ma è così, ormai ci abbiamo fatto l'abitudine, quindi è una cosa che non accetto perché tutta Italia sa quello che abbiamo passato, sa che siamo usciti dal Covid 18 giocatori e nonostante questo la Lega ci ha messo ogni 3 giorni le partite, quindi come se un allenatore ha la bacchetta magica e dice sono negativo e posso giocare, non è così, noi stiamo facendo le ore piccole qui per centellinare i rientri dei giocatori, centellinare gli allenamenti, centellinare tutto, però nessuno importa nulla, quindi andiamo avanti. Per questa strada, secondo me ci possiamo salvare tranquillamente. Bisogna avere un attimino più di pazienza e soprattutto un pochino più di cattiveria in campo.
Parliamo ancora di calcio. A Campi Bisenzio è pronto il nuovo impianto della Lanciotto, ce lo presentano il sindaco Emiliano Fossi e il presidente Giancarlo Cerbai, che parla anche dei programmi futuri della nuova società che punta ad ampliare ulteriormente il suo centro sportivo. Una grande soddisfazione, siamo quasi arrivati in fondo all'intervento di riqualificazione del campo sportivo della Lanciotto qui alla Villa. È uno dei tanti interventi sul settore sport che come comune stiamo facendo da qualche anno a questa parte. Questo è veramente un lavoro straordinario, bellissimo, sia di nuovo campo, nuovo manto erboso in sintetico, ma sia anche tutte le opere collaterali che vengono fatte. Siamo contenti perché era un impegno preso e siamo contenti perché la nuova società della Lanciotto, il presidente Giancarlo Cerbai e tutto lo staff se lo meritano, visto l'impegno che stanno mettendo, visto la proiezione nel futuro che sta dando a questa società, per tornare a dei fasti gloriosi e a un impegno forte. La Lanciotto è un pezzo fondamentale della nostra comunità, quindi contentezza, gioia e felicità. Prima di tutto mi sento di ringraziare il sindaco Emiliano Fossi e tutta l'amministrazione per questo capolavoro, perché obiettivamente è venuto un capolavoro, una bellezza veramente, siamo contentissimi, si vede l'ora di ricominciare a calcare, diciamo, questo campo, perché veramente noi, la società e tutti i giocatori, dai più grandi ai più piccoli, sono entusiasti e non vedo l'ora di rimettere il piede qui sopra. Niente, siamo felicissimi, speriamo veramente, come dice il sindaco, si riesca nell'intento di riportare questa società ai fasti che gli competono. Per quanto riguarda tutti il progetto che noi avevamo, che abbiamo ancora, però chiaramente questa situazione, questa pandemia ci ha costretto a rallentare un po' il tutto. E mi sento di dire, niente, portiamo avanti intanto questo, riniziamo, vediamo l'economia, perché per il progetto che noi abbiamo intenzione di realizzare chiaramente ci vogliono anche gli sponsor, l'intervento degli sponsor, e di conseguenza ora abbiamo bisogno che tutto rinizi nella maniera giusta, che le cose vadano, si stabilizzino e che l'economia cominci a rigirare. E così noi porteremo senz'altro avanti quello, diciamo, che era il nostro obiettivo principale, di creare tutta una zona sportiva qua dietro che servisse sia alla Lanciotto ma principalmente a tutta la comunità di Campi Bisenzio. Questo era il nostro obiettivo e senz'altro sarà, quando ce lo permetterà la situazione, quello che realizzeremo. Grazie a tutti, grazie di nuovo al sindaco e all'amministrazione comunale, perché ci hanno fatto veramente un ambiente spettacolare. Parliamo di pallavolo. Per la Savino del Bene, due successi su altrettante partite giocate nella Pool A di Champions League femminile. La squadra di Scandicci sale al primo posto nel girone. Stasera alle 20:30 la squadra di Barbolini chiuderà le gare d'andata sfidando le polacche di Rzeszów. Elena Pietrini è stata la MVP del match contro le tedesche dello Schwerin vinto ieri. Elena, sei stata nominata MVP di questa partita, una grande vittoria per 3-1, siamo primi in testa al girone. Siamo primi e ce la siamo meritate, perché ci siamo fatti un bel mazzo in queste settimane, e ieri che oggi è stata tosta, non è stata facile quella partita che oggi, però siamo riuscite a fare quella cosa in più che ci ha permesso di spingere. Il quarto set praticamente hai fatto tutto, ti mancava solo di fare l'arbitro e la ragazzina vera pure, tu, ti piaceva tutto. Ogni tanto vieni, ogni tanto no, questa volta è venuta per la taverna, mi sono aperta a mezzo e però va bene così. Complimenti, perché una performance incredibile, credo che i primi 15 punti credi che siano tuoi. Non lo so, vediamo poi dopo, comunque grazie. E ora il nuoto. In Toscana sta per ripartire l'attività agonistica ad alto livello. In questo fine settimana sono in programma infatti le prime gare dopo il periodo di stop. Ce ne parla il presidente del comitato regionale, Roberto Bresci. Con il presidente del comitato regionale della Federazione Nuoto, Roberto Bresci, per parlare di un'attività che finalmente può riprendere con gare di alto livello.
Sì, finalmente si riparte. Il mese di dicembre rappresenta il mese in cui si riprende l'attività natatoria di alto livello, tant'è che il prossimo 5-6 dicembre alla piscina di Massarosa sono in programma i campionati regionali di categoria di nuoto, mentre la settimana successiva, il 12 e il 13 di dicembre, su due concentramenti diversi, a Poggibonsi e a Livorno, vi sarà una rassegna regionale di nuoto, sempre riservata agli atleti di categoria che non hanno potuto accedere alla top del campionato regionale. Infine, il 20 e il 23 di dicembre è in programma la Coppa Brema, che è il campionato nazionale a squadre, che si svolgerà ancora su due sedi, Livorno e Massarosa, alla quale prenderanno parte appunto 17 formazioni regionali che si contenderanno l'accesso poi alla fase finale. Quindi diciamo una ripartenza con un calendario fitto per tutto il mese che finalmente rivede i nostri ragazzi scendere in acqua. Ovviamente stiamo vivendo un periodo molto particolare, si riparte pur fra mille difficoltà e con tanti impianti che purtroppo sono chiusi. Sì, questo è un tema che purtroppo ci portiamo avanti e forse ci accompagnerà ancora per molti mesi. E gli impianti natatori sappiamo bene che sono tra gli impianti più complessi da gestire e da gestire, e quindi hanno risentito maggiormente della crisi da Covid. Le piscine aperte in Toscana sono poche, le principali sono quelle che hanno un supporto da parte delle amministrazioni pubbliche. Accanto a loro ci sono dei gestori privati che in regime di concessione, con grandissimi sacrifici e ai quali va il mio ringraziamento, stanno cercando di tenere aperta l'attività, ma credimi, il problema degli impianti e di dove poter far svolgere l'attività ai nostri ragazzi è un tema principale. Prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento con la trasmissione Il Salotto del Calcio in onda questa sera su Toscana TV alle 21:20 circa. Si parlerà ovviamente di Fiorentina con Marco Mordini e i suoi ospiti in studio. Per il nostro appuntamento invece è tutto, vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.